Siamo pronti per una nuova presentazione, un nuovo arrivato, un nuovo giunto nella famiglia del Parma che è Ignacio Fidelef, un calciatore, un difensore centrale argentino del 89, Newell's Boys, se non che allenato anche da un ex parmigiano come Nestor Sensini. Per me non è nuovo, ma è una vecchia conoscenza, anzi. Giunge, diciamo così, a Parma con un anno di ritardo, anche perché già lo scorso anno avevamo così trattato in maniera, anche se non approfondita, l'arrivo di Fidelef. Credo che sia un giovane promettente, un giovane di belle speranze, classico difensore argentino. Io sono convinto che anche da noi farà bene, dopo aver fatto un anno di esperienza del club del Napoli, dove già ha avuto modo di apprendere quello che è la tattica e soprattutto quelle che sono le malizie del calcio italiano. Quindi io ritengo che dopo aver fatto questa esperienza sarà pronto sicuramente a dare il suo apporto anche nella nuova squadra che è quella del Parma. Quindi lascio la parola a Ignazio, anche perché dopo le presentazioni precedenti è quello che parla italiano e quindi va bene così. No, prima di tutto scusarmi per la mia lingua e poi sono contento di arrivare qui a una società, una squadra con una maglia che l'ha indossato tanti giocatori a livello mondiale e soprattutto anche a livello argentino. Sono molto contento di arrivare qui dopo un anno in Italia con la voglia di giocare, con la voglia di vincere, di farmi vedere dentro di una squadra che ha fatto le cose per bene l'anno scorso, come ti dicevo, con la voglia di migliorare quello che questa squadra ha fatto l'anno scorso. Partiamo forte. Non mi ricordo se eri in panchina o in tribuna il Tardini Parma-Napoli l'anno scorso. Era in tribuna, Eri in tribuna. sì. La ricordi quella partita lì? Sì. Senza quei punti lì, il Parma non è in Coppa, in Europa League. Un po' Pensa se. meno male che non era in campo, però no, non, è una statistica, no? E non è solo questo, c'è altre partite che ti danno il punto che ti può servire dopo. Ogni partita è importante, per quello alla fine ti fa capire che si vinceva quella partita o il pareggio ti dà il punto, quello che ti serve per cose importanti. Quindi ogni partita è importante, non solo la del Parma col Napoli. Niente, penso così. Visto che avete detto tutte e due che arrivi un anno in ritardo, fra virgolette, una volta che è arrivato questo contratto quest'anno, hai chiamato Sensini, gli hai chiesto qualcosa, gli hai detto, oh, finalmente vado a Parma, non lo so, è successo questo? Sì, l'ho chiamato, ho avuto la fortuna di parlare con lui di nuovo e lui mi raccontava di lo che ha fatto lui come giocatore qui, Tanto. della città, della società che magari era un'altra in quel momento, però che la città se è lo stesso, fa lo stesso modo. E quindi mi ha parlato sempre bene di questa squadra e mi fa piacere, come ti dicevo, mi fa piacere stare qui e con la voglia di fare tanto, di entrare in campo, di giocare, di dare il massimo, di dare il 150% che ce l'ho. Questo
nel ritiro cerco di prepararmi bene per quando arrivi il campionato fare tutto quello che ti dico adesso. Che idea ti sei fatto di quali potranno essere i tuoi spazi, le tue opportunità in questa squadra? Non lo so, quello sì. Magari se lo posso mandare al mister. Io, come ognuno di questa squadra, si allena, fa il massimo ogni allenamento e poi penso che tutti stanno a disposizione del mister per giocare. Se lui ha fatto la scelta di tutti quelli che stanno qui è perché penso che lui crede che può giocare qualsiasi. Allora io faccio la mia parte, mi alleno al massimo e poi sarà una decisione del mister. Tu a Parma hai giocato con la difesa a 3, quella che utilizza. Sì, a Napoli, scusa. Hai utilizzato la difesa a 3, quella con cui il Parma ha giocato lo scorso anno. In Argentina invece si usa di più la difesa a 4. Tu ti trovi bene con entrambi le situazioni? Io già da 4 anni che gioco con difesa di 3. Quando era Sensini a Newell's giocava con linea di 3, poi è arrivato un altro allenatore che giocava con linea di 3, la nazionale under 20 giocava con linea di 3, e poi il Napoli anche giocava con linea di 3, quindi no. A livello cambia allenatore, cambia la idea, cambia tanto, ma sempre il calcio è lo stesso, no? Hai già detto prima, sono tanti gli argentini che hanno vestito la maglia del Parma, alcuni sono rimasti molto molto nel cuore dei tifosi. È una responsabilità in più anche per te, perché arrivi, sei l'ultimo di una lunga fila di giocatori che cui il Parma tiene in modo particolare. C'è anche questa responsabilità in più pensando a chi ha vestito per te la maglia del Parma. Sì, per me c'è qualcosa di buono quello. Anche ha fatto le cose bene Gabriel Paleta, ha fatto bene Crespo fino a che era poco tempo fa, e quindi cerco di dare il massimo, poi a volte si gioca meglio, a volte si può giocare più o meno, ma sempre si dà il massimo, se gioca sempre o rimane qualcosa di più nella gente, nella società. Il periodo a Napoli è stato importante per te per conoscere un po' il calcio italiano, è stato utile. Sì, certo. Ho imparato una lingua in un anno, ho imparato delle cose tattica dentro del campo, perciò sono ringraziato del Napoli anche che mi ha dato questa opportunità di arrivare a un calcio difficile, di imparare cose nuove, no? Che nel calcio argentino magari non si fanno. E quindi oggi sto a Parma per dare tutto quello che ho imparato in Argentina, più lo che sono imparato a Napoli e migliorare anche qui. È una posizione preferita nei tre centrali? C'è una posizione in cui preferisci giocare? E sì, con la difesa da 3 sono abituato a giocare in sinistra, diciamo come numero 6. Dei tuoi nonni, da dove venivano? Fidelef, che cognome Della vecchia Russia, che era troppo grande, no? è? Non so adesso che A paese quale si corrisponde trova, sì. l'ex Russia, diciamo, si trovava. Quindi più o meno in che generazione sono immigrati in Argentina? Nonni, bisnonni? Bisnonno dei miei genitori. Posso fare una domanda, Antonello? Cosa avevate visto in Fidelef? Perché era un elemento interessante?
Ma io ritengo che un difensore innanzitutto è un giovane, e quindi è un po' quello che a noi piace come società, come struttura dirigenziale. L'avevamo seguito perché poi dopo negli anni, non solo nell'Under 20, ma sia nei due anni del New Boys con Nesto, e mi piaceva soprattutto quello che era la loro scuola, quindi un difensore determinato, attento, forte di testa, un mancino che purtroppo ce ne sono sempre meno in giro, e quindi insomma preparavamo quello che è per noi un futuro negli anni, di trovare giocatori con determinate caratteristiche. Quindi è un difensore che in realtà va a completare la nostra rosa, avendo già in essere giocatori come Lucarelli con caratteristiche diverse, per cui mettere a disposizione del mister un giocatore con caratteristiche soprattutto da marcatore. Ecco, questo era, mi è sempre piaciuto conoscere quello che era anche l'aspetto caratteriale, perché avendolo visto tante volte avevo chiesto anche in giro il tipo di ragazzo, un ragazzo molto serio, un ragazzo professionale, un ragazzo che oltre all'aspetto diciamo dei 90 minuti si allena sempre con la stessa intensità. Forse tante volte bisogna anche tranquillizzarlo un attimo, perché per lui gli allenamenti sono partiti, per cui questa voglia è così, ha fatto scattare in noi qualcosa di importante. Beh, forse di giovani così ne abbiamo bisogno, l'abbiamo seguito e di conseguenza siamo arrivati lì per prenderlo lo scorso anno, ma in realtà abbiamo solo rimandato il diciamo così il desiderio di portare Fidel F a Parma un anno dopo.